Siamo da Dio Maria. Oggi la Chiesa celebra stiamo celebrando la Santa Messa prefestiva della festa della trasfigurazione del Signore. L'episodio che abbiamo ascoltato nel Vangelo, la trasfigurazione del Signore, è celebrato dalla Chiesa il giorno 6 di agosto. E quando questo giorno coincide con la domenica, essendo appunto una festa del Signore, prevale sul ciclo ordinario e quindi ha la messa propria che stiamo celebrando per riflettere su questo mistero. L'episodio che abbiamo ascoltato nel Vangelo è quello che dà il nome a questa festa. Gesù, abbiamo sentito, fu trasfigurato davanti a questi tre apostoli che San Paolo li chiamava le colonne del gruppo apostolico. Sapete che gli apostoli erano 12, ma Pietro, Giacomo e Giovanni erano i più intimi di Gesù. Pietro, il primo papa, Giovanni sappiamo che era l'apostolo prediletto, Giacomo era il fratello di San Giovanni e Giacomo, questo Giacomo, perché possiamo anche fare un po' di catechismo, fu il primo tra i 12 apostoli a subire il martirio. Sapete che il primo martire in assoluto è stato Santo Stefano, che non era uno dei 12, era un diacono, ma dei 12 il primo a morire martire per Gesù fu questo Giacomo che era presente alla trasfigurazione, che fu decapitato non molto dopo l'ascensione di Gesù sotto il regno di Erode Agrippa a Gerusalemme. Gesù porta questi apostoli su questo monte. In che contesto anzitutto? Non mancava molto tempo alla passione e fa vivere a loro questa esperienza soprannaturale. Che cosa è successo? Che cosa ha mostrato Gesù? Fu trasfigurato davanti a loro. In greco la parola è cambiò aspetto, cambiò forma. In che senso? Quello che successe alla trasfigurazione è che Gesù fece vedere, per quanto possibile ad occhi umani, ciò che ordinariamente era invisibile, cioè cosa? La sua natura divina. Il suo volto brillò come il sole, noi sappiamo che Dio è luce, e le sue vesti divennero candide come la neve. Voi sapete che se siete un pochino bravi, se siete un pochino di santi, quando un santo, un mistico, vede il Signore o la Madonna, lo vede comparire avvolto da un fascio di luce. Tra poco, qualcuno di noi parteciperà al pellegrinaggio di Fatima e vedremo che anche a Fatima la Madonna, quando appariva dentro un fascio di luce che poi, diciamo, faceva stagliare la sua figura. Quindi attraverso questa luce Gesù mostra la sua divinità. Ancora, altro segno, è che apparve con Mosè ed Elia. Sapete che Mosè ed Elia sono i personaggi più significativi dell'Antico Testamento, perché Mosè è stato il grande condottiero che ha portato Israele fuori dall'Egitto ed Elia è stato il primo grande profeta che ha inaugurato il lungo ciclo dei profeti che si è concluso poco prima della venuta storica di Gesù sulla terra. Quindi tutto l'Antico Testamento ha, come dire, a rendere testimonianza a Gesù che egli era l'eletto. E poi addirittura prende la parola Dio Padre, una voce che diceva: questo è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Questa è la voce di Dio. Quindi immaginate questi tre apostoli che comunque seguivano Gesù, che ci credevano, Piero l'aveva anche detto, insomma, solennemente, che Gesù era il figlio di Dio, ma dinanzi a una cosa di questo genere hanno, come dire, la massima esperienza terrena che si possa avere della divinità di Gesù. Quindi Gesù gli fa fare questa esperienza perché siano confermati nella fede, nella sua divinità. Quindi la festa di oggi fondamentalmente ci mette di nuovo in contatto con questo grande mistero. Cioè Gesù, colui in cui noi crediamo, non è semplicemente un grande santo, un personaggio carismatico, l'uomo più santo che ci sia mai stato. Noi crediamo che Gesù è veramente Dio fatto uomo, cioè in lui Dio si è manifestato, in lui Dio si è fatto uomo, in lui Dio ci ha teso la mano, in lui Dio ci ha salvato. Vedete, la trasfigurazione dura poco, poi Gesù, questi cadono con la faccia a terra, quando aprono gli occhi non vedono più nessuno, vedono che Gesù è tornato, tra virgolette, normale, così come era sempre, e Gesù gli consegna il silenzio, non parla da nessuno di questa visione finché è finito l'uomo, si è risolto dai morti. Ora, applicazione per noi per questa festa. Allora, numero uno, in questo giorno noi dobbiamo rinnovare la nostra fede e chiederci davanti al Signore, come sempre, io ci credo veramente che Gesù è il figlio di Dio, punto interrogativo. Credo che in questa
chiesa di mattoni, poi diremo qualcosa perché oggi è la festa anche della dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, credo che questa chiesa di mattoni abita veramente Gesù, eh? Non è uno scherzo, perché quella cappellina laterale, come sapete, c'è una lampadina che sta sempre accesa davanti al tabernacolo, eh? Quel Gesù che sta lì dentro è lo stesso identico Gesù che stava con gli apostoli, che si è trasfigurato davanti a loro senza nessuna differenza, eh? Paolo VI scriveva nel Mistero Fili, l'unica differenza che c'è tra Gesù del tabernacolo e Gesù che sta in cielo è che il tabernacolo occupa lo spazio attraverso le dimensioni dell'ostia e in cielo con le sue forme fisiche, ma è lo stesso e identico Signore Gesù Cristo. Noi ci crediamo veramente a questo qui? Prima domanda, faccio fare una risata, penso che l'ho già raccontata qua seduta, questo è uno degli aneddoti di tanta prete che fa un po' ridere. Una volta quando ero in un'altra parrocchia, sono stato in altre due, non vi dico quale, così non svegliamo i segreti, entro un giorno in chiesa e ti trovo una signorina che, non sapendo quella che faceva, stava in chiesa con un abbigliamento non adatto a un luogo sacro, era d'estate, faceva caldo, quindi è comprensibile. Io mi avvicino con tanta carità, dico scusi signorina, magari quando eri in chiesa sarebbe meglio, insomma, non essere troppo sbracciati, troppo scollati, così, no? Questa signora mi va, ma scusi, ma qui mica stiamo in Vaticano? Dico, no, non stiamo in Vaticano, perché? Beh, in Vaticano bisogna andare ad aperte, ma qui no. Allora, capite che c'è? Perché racconto questa cosa che fa ridere? Allora, tu te copri perché stai in Vaticano o te copri perché stai davanti al Signore? Allora, io gli ho risposto, dico, guarda, figlio della mia carità, qui stiamo in una povera chiesetta di una provincia, insomma, la Latina, è un piccolo centro. Però tu devi sapere che Gesù Cristo che sta dentro il tabernacolo di questa chiesetta di provincia è lo stesso che sta dentro il tabernacolo del Vaticano, eh? Perché un prete che consacra Gesù, consacra lo stesso Gesù che consacra il Papa, con il dovuto rispetto per il Papa. Che tu ti vesti bene, non lo fai per il buono, sai, mazza, entri in Vaticano con tutta, cioè, col baldacchino del Bernini, con la metà dei Michelangelo, però la vesti bene. Non è per il buono, è per chi lo ama. Allora, per capire subito, dice, quanto ci credo io che in chiesa sto alla presenza del Signore? Io faccio sempre questo esempio. Come bisogna andare in chiesa? Come mi dice, qualcuno mi dice, se non posso andare in chiesa così, posso andare così, posso andare con i pantaloni così, posso andare con la maglietta così, io gli rispondo, dico, senti un attimo, se viene il Papa, tu guarda in chiesa, vestiti come se ti vestissi, se venisse il Papa, come devi vestire davanti al Papa? Scusa, chi è più importante, il Papa o Gesù Cristo, secondo voi? Papa è il vicario di Cristo in terra, no? È il dolce Cristo in terra, ha tutto quanto il nostro amore e la nostra venerazione, ma chi è più importante? Gesù Cristo o il Papa? È più importante Gesù Cristo. E se qui dentro c'è Gesù Cristo, lui ci vede, ci guarda, questa è casa sua, basta che uno sa, dice, capite? Quindi, ma ci credo veramente io, capite? Perché quando noi abbiamo qualche comportamento che non funziona, non bisogna sentirsi in colpa o, come dire, stare male da un punto di vista moralistico. Mi spiego. Ah, uffa, sta cosa non si può fare, bisogna fare diversamente. Perché dietro ogni nostro comportamento sbagliato abbiamo anche delle attenzioni. Ma io ci credo veramente oppure no? Perché il problema non sta se io faccio una cosa che funziona o non funziona, ma se c'è sotto una visione di fede, capite? Perché se c'è sotto una visione di fede è chiaro che un comportamento non lo faccio. Diceva San Tommaso da Aquino che dietro ogni peccato c'è sempre una certa ignoranza. Perché se noi ci avessimo proprio la dimostrazione assoluta che potessimo vederlo con gli occhi, che il peccato è male e produce un male, ma scusate, chi è che lo farebbe? C'è qualcuno di voi che è così sciocco che prende il dito e lo va a mettere sul capo ad alta tensione e ce lo mette sopra? Qualcuno lo fa? No, perché sa benissimo che se mette un dito sul capo ad alta tensione mi fulminano. Attenzione, ma se io faccio un peccato grave la mia anima rimane molto più fulminata di quanto il corpo non rimarrebbe a contatto col capo ad alta tensione. Solo che mentre il capo ad alta tensione, cioè ci metto un dito, resto fulminato e si vede, se faccio un peccato questo non si vede, capite? Allora, cos'è che mi spinge a non peccare? La persuasione profonda e anche la comprensione per quanto sia possibile che quella certa cosa è male. Se non c'è questa, non c'è possibilità. E tutto questo però chiama in causa appunto la fede, perché chi è che ci dice il bene e il male? La rivelazione, ce lo dice il Vangelo, ce lo dice Gesù. Ecco, ma quando Gesù apre bocca,
sacerdote dice parola del Signore quando legge il Vangelo, ma io ci credo che è Dio che sta parlando, punto interrogativo, o no? Capite? Perché se ci credo che è Dio che sta parlando, quando Gesù per esempio dice si perdona sempre tutto e tutti, no, ma questo me l'ha fatto grosso quanto una casa, non mi credi, perdonami, io non ti chiedo niente, d'accordo? Questa è parola di Gesù nel Vangelo, cioè io sono un ministro, te la devo semplicemente restituire come lui l'ha data, non dipende da me. Ma tu ci credi che chi parla è Dio? Perché se chi parla è Dio, non si discute quello che dice. Quindi questa è la prima dimensione di questa festa. Non ci credo veramente che Gesù che si manifesta come Dio è Dio, prima cosa. La seconda cosa, perché Gesù fa questo, diciamo, segno, questo miracolo? Perché di lì a poco ci sarebbe stata la passione. Voi pensate che fosse facile, vedendo Gesù, qui lo vediamo abbastanza bello, anche se questo crocifisso è significativo, ma se uno avesse visto Gesù durante la passione, gli prendeva un infarto per come stava ridotto, perché era ridotto, poverino, uno sbrandellamento umano vivo, intriso di sangue, di sputi, di fango. Ma tu, guardando quello, ci credi che uno che è ridotto così è Dio? Ci credi che uno che si fa ridurre così, se volesse, potrebbe incenerire tutti quelli che gli stanno davanti e non lo fa solo per amore? È difficile. Allora, per aiutarli nei momenti in cui la fede sarebbe stata scossa, Gesù fa questo segno. Guardate, questo lo fa anche per noi, perché il Signore ci aiuta. Se noi facciamo attenzione nella nostra esistenza, ci sono dei momenti, vi prego di fare attenzione, perché questi cambiano la vita di ogni uomo, in cui si aprono nella nostra vita degli squarci di cielo, cioè Dio si manifesta in maniera misteriosa, diversa da ogni singola persona. Chi in un modo, chi in un altro, chi nel silenzio della preghiera, chi in una situazione dolorosa di vita, chi sente una predica fatta in un certo modo, sono sbagliate, ma ci sono dei momenti in cui la grazia di Dio si fa vicina a noi. Un pellegrinaggio può essere un'occasione fantastica anche per questo qui, no? In cui Dio dice: guardami, sono io, fidati di me, accoglimi. Sono momenti bellissimi, io li custodisco nel cuore più di qualcuno. Ecco, noi chiaramente, come San Pietro, che in un altro Vangelo si dice che San Pietro dice: oh, che bello, rimaniamo qua su monte per bello, non andiamo più via. Vorremmo fare così, non succede così. Cioè, il Signore si manifesta nella nostra esistenza per darci, come dire, un aiuto a confidare in Lui, perché poi possiamo continuare a vivere la vita saldi nella fede. Però è importante a questi appuntamenti non mancare. Capite? Quando Dio si fa vicino a noi, aprire le porte e spalancare il portone. Io posso dire, io sono stato sul Monte Tabor tanti anni fa, nel 1993, al primo pellegrinaggio che ho fatto in Terra Santa. Non vi dico che non ho partecipato a quel pellegrinaggio perché ero molto pestifero a quei tempi. Tutto il tempo a brontolare, perché si moriva di caldo. E perché, siccome sono nato con i francescani che sono un po' spartani, quando arriviamo su Monte Tabor, che c'erano tanti bei comodi taxi per arrivare fino a su, dicevano: no, rifacciamo l'esperienza degli apostoli, saliamo a Monte Tabor a piedi. Il Monte Tabor non è che è una montagna, però sono 400-500 metri, ci arrivi. Farli tutti a piedi in agosto è un bel sacrificio. E io a quei tempi ho cominciato a brontolare, a mormorare, e non aggiungo altro perché sto dal pulpito, capite? Allora sono messo le mani degli apostoli, però questa piccola fatica che hanno fatto gli apostoli è valsa la pena poi, no? Allora, a volte per entrare in contatto con questi squarci di cielo, il Signore ci manda anche in vino, e tu quello lo devi cogliere, quella piccola fatica che ti chiede la devi fare, perché quello che ti torna dietro è molto più grande. Se non la fai, niente della sfigurazione. Se niente della sfigurazione, la vita è un po' peggiore, capite? Perché non hai avuto questo segno grande dell'esistenza. Perché guardate che molta gente mica ci vede tanto che Dio esiste. Sapete che tempo fa parlavo con un mio amico prete, molto simpatico, e sapete che i preti sono sempre preoccupati della gente che non va a messa. Io non tanto, sinceramente, che il Signore mi perdoni, perché per me è importante che le persone interiorizzino l'importanza di andare a messa. Comunque, l'assillo dei preti è sempre quello che ci sono i credenti non praticanti, giusto? Sono credenti non praticanti. E questo scherzando diceva, ma non sai una cosa? Non
non ci stanno soltanto i credenti non praticanti, ci stanno anche i praticanti non credenti. E poi mi ripete un po', dice, ma tu sei sicuro che tutti quelli che vengono a messa ci credono veramente che esiste Dio? Io la devo alla gira poi questa domanda, Ci credono veramente che non lascia perdere che Gesù Cristo è Dio, ma ci credono veramente che esiste Dio? E la domanda che dobbiamo dire, ma pure da prete me lo credete, cioè, capite? Ma ci credo veramente che esiste Dio? Ci credo veramente che Gesù Cristo è Dio? Ci credo veramente che vale la pena donare tempo al nostro Signore per conoscerlo un po' di più, un po' meglio, per fare mia un'esperienza di trasfigurazione e di contatto con Dio nell'esistenza? La domanda dobbiamo porci è, questa celebrazione, come ama dire Papa Francesco, ci vuole qualche provocazione, qualche sfida, come la chiama lui. Non possiamo dare niente per scontato di questo tempo, perché chiaramente da quello che noi crediamo e da quello di cui siamo convinti scaturiscono la nostra azione. Sapete che c'è un proverbio popolare che dice dimmi quello che fai e ti dirò che sei. Quindi teniamo sempre presente e concludo. Non guardiamo soltanto i comportamenti che abbiamo. La cosa più importante è che siamo sinceri con noi stessi, entriamo nel nostro cuore e sappiamo chiederci sinceramente se noi ci crediamo veramente, se siamo uniti, altrimenti qual è la soluzione? Formazione, ascolto, lettura, approfondimento, capite? La nostra fede ha bisogno di essere poggiata su fondamenti solidi, come abbiamo ascoltato dalla seconda lettura, poi lo vedremo domani. San Piero dice, noi non siamo mica andati tra le favole, artificiosamente inventate. Noi abbiamo visto Gesù Cristo con i nostri occhi trasfigurarsi davanti a noi, abbiamo visto, quindi il fondamento è solidissimo, non sono favole che sono inventate i preti per metterci paura che forse esiste l'inferno e poi ci vengono buoni, non è questa la fede cattolica, è poggiata su fondamenta solide, ma ciascuno di noi deve dare al Signore la possibilità di costruirle dentro la propria anima. Oggi è una grande festa, stavo dicendo, non c'è tempo di approfondire, la festa della dedicazione della Madonna e della Basilica di Santa Maria Maggiore. Sapete come nacque questa? Sapete come è stata fatta la Basilica di Santa Maria Maggiore? Avvenne un miracolo. C'era una coppia di sposi romani, uno si chiamava Giovanni e sua moglie, che una notte ebbero un sogno distinto, separato, si sognavano tutti la stessa cosa. E allora, numero uno fece una nevicata a Roma, sul Colle Esquilino, in un'area molto ristretta, dove nasce la basilica. E di notte la Madonna pensava dove il sogno a Giovanni, la moglie e Papa l'Imperio, dicendo tutte e tre, in un distinto sogno, guardate che domani mattina troverete la neve su quel posto, esattamente nel perimetro disegnato della neve, voglio che sia costruita una basilica nel mio nome. E la basilica fu costruita totalmente a spese di questo Giovanni, che era un patrizio romano, ce l'aveva i soldi, ma ce l'ha messi tanti per fare la basilica di Santa Maggiore, che fu poi successivamente ristrutturata e vendita da Papa Sisto III. Si chiamava una volta la festa della Madonna della Neve. Adesso non ho cominciato a pensare, speriamo che la Madonna non venga a sermonire da stanotte, così non pensate a queste cose qui. Però fu un segno molto grande, di vicinanza mariana, e la basilica si chiama di Santa Maria Maggiore perché fu la prima basilica d'Occidente dedicata alla Madre di Dio. Qui che stiamo in una chiesa dedicata alla Madre di Dio, è bello ricordare questo episodio. A Roma questa sera, dall'83 in poi, fanno una festa cerimoniale suggestiva che è appunto la rievocazione di questa Madonna della Neve. Se qualcuno vuole può prendere tranquillamente la macchina e andare a dare un'occhiata questa sera. Bene, veniamo a Maria Santissima, domani comincia la novena dell'Assunta, vi invito fin da adesso a leggere con attenzione il bollettino del mese d'agosto, soprattutto perché possiamo prepararci a festeggiare bene la festa della nostra patrona. È uno dei momenti importanti, importantissimi della nostra parrocchia, che ci darà la grazia di conoscere un po' meglio la Madonna, conoscere qualcosa di più delle sue grandezze, accogliere il suo materno amore, che non mancherà di essere solerte e attivo anche nei confronti di tutti noi, che siamo certamente, in quanto residenti con la parrocchia a lei dedicata, oggetto delle sue particolari cure ed attenzioni. Siamo alla di Gesù e Maria.